La prima domanda che Diego voglio farti è questa: che cos'è la filosofia? E soprattutto una domanda che forse molti si porranno: a che cosa serve nel 2014 la filosofia? Ha una qualche utilità? E soprattutto, come è nata questa passione? Questa è la domanda delle domande, quindi già questa domanda basterebbe a interrogarci per tutta la discussione, per tutto il tempo che abbiamo a disposizione, ma cercherò di limitarmi. Che cos'è la filosofia? Ci sono una molteplicità di definizioni possibili di questa pratica che può essere sviluppata in modi molto diversi. Io partirei da una possibile definizione, che non è la sola né quella esclusiva. Partirei da una definizione che prendo a prestito da quello che è il più grande filosofo dell'epoca moderna, Hegel, il quale nel suo capolavoro, La fenomenologia dello spirito, diceva che l'importante è rendere conosciuto ciò che è soltanto noto. Ecco, forse questo potrebbe essere lo spirito vero della filosofia: problematizzare l'ovvio, trasformare in problema di discussione, di interrogazione, ciò che solitamente, vuoi per la forza inerziale dei pregiudizi, vuoi per la complicità della manipolazione organizzata e delle ideologie, viene presentato come se fosse ovvio e da doversi accettare silenziosamente. La filosofia invece, da Socrate in poi, questa è la sua cifra, interroga criticamente l'ovvio per problematizzarlo. Ciò che viene vissuto dalla cittadinanza come se fosse qualcosa di ovvio da doversi accettare in silenzio, la filosofia lo mette in discussione perché ne chiede il fondamento, ne interroga radicalmente il fondamento, che è quello che appunto faceva Socrate nell'agorà ateniese, quando problematizzava ciò che i suoi concittadini invece assumevano inerzialmente come se fosse ovvio. Ti estin, che cos'è, chiedeva Socrate di tutto, cioè problematizzava l'ovvio e chiedeva ragione delle cose. La filosofia questo deve fare anzitutto, problematizzare l'ovvio, ma non solo questo, questo potremmo dire è lo stadio iniziale, il punto di partenza della pratica filosofica come interrogazione radicale che non conosce un hic sunt leones. Anche le scienze tradizionalmente si interrogano criticamente sulla realtà, però partono da presupposti, da postulati. La filosofia invece muove da una critica radicale e non conosce postulati, mette tutto in discussione. Il dialogo filosofico, questo di essenziale, il fatto che si discute di tutto senza accettare nulla di ovvio, viene considerato vero solo ciò che resiste al fuoco della confutazione nel dialogo. Quindi questo è il punto di partenza, direi, della filosofia, ma non è solo questo la filosofia. Se dovessi provare a darne una definizione generale, prendendo le mosse da questa che si è appena tratteggiata, direi che la filosofia è conoscenza della totalità, sua valutazione ed eventualmente sua trasformazione. Cosa vuol dire questa definizione apparentemente molto enigmatica? Vuol dire che la filosofia deve conoscere il proprio tempo storico, cioè la totalità sociale, politica del proprio orizzonte storico, giudicarlo, ecco perché la filosofia esiste sempre come giudizio valutativo sulla realtà. Il presupposto delle scienze per cui bisogna essere imparziali può a giusto titolo valere nell'ambito delle scienze, nella scienza fisica, ad esempio, nella matematica, ma nell'ambito filosofico non ha alcun senso dire essere avvalutativi, non esprimere giudizi di valore. La filosofia è sempre unione inscindibile di conoscenza e valutazione. Chiunque abbia anche solo letto i dialoghi di Platone sa bene come queste due dimensioni della conoscenza e della valutazione si intreccino senza soluzione di continuità e a geometrie variabili, per cui si conosce e si valuta la realtà. La filosofia non può essere avvalutativa. Dire alla filosofia, come spesso capita, soprattutto in questi tempi, di non essere valutativa, è come dirle di non essere filosofia, cioè di abbandonare la propria specificità, perché la filosofia, appunto, ripeto, è sempre unione inscindibile di conoscenza e valutazione del proprio tempo storico e poi eventualmente di sua trasformazione, laddove il tempo storico non corrisponda alle sue potenzialità, ossia, direbbe certa filosofia, alienato rispetto alle sue potenzialità. Quindi nella filosofia vi è anche una componente pratico-trasformativa che mette sotto scacco quella visione largamente diffusa secondo la cui la filosofia sarebbe solo contemplazione astratta della realtà. La filosofia invece ha una sua portata pratica e trasformatrice, anzi la filosofia è per sua essenza, io credo, anche una filosofia dell'azione.
una filosofia pratica. Si possono citare mille esempi naturalmente di questa concezione pratico-trasformativa della filosofia, molto diversi fra loro anche. Fichte, ad esempio, Marx, Hegel stesso, Gentile in Italia, Gramsci, no? Per citare alcuni dei più grandi e molto diversi anche fra loro come profilo teorico. Quindi, ripeto, conoscenza, valutazione e trasformazione. Cose che invece nella scienza non si trovano evidentemente, questo è lo scarto che separa la filosofia rispetto alla scienza. La scienza non ha pretese valutative, non ha pretese trasformative, anzi la scienza è tanto più scientifica quanto più si limita a rispecchiare la realtà oggettiva nelle sue singole porzioni, no? La filosofia invece conosce la totalità e la valuta. Se dovessi dire qual è la proposizione filosofica per eccellenza del nostro tempo, la mutuerei da un grande capolavoro della filosofia novecentesca, che sono i Minima Moralia di Adorno, quando Adorno diceva il tutto è falso. Cioè la totalità dei rapporti sociali, di produzione, politici all'interno del tardo capitalismo è la falsificazione sociale, la falsità totale. Quindi appunto conoscenza della totalità e sua valutazione, da cui dovrebbe poi seguire la trasformazione del tutto falso in vista di qualcosa di vero, cioè la verità come processo di trasformazione. Questo per dire, naturalmente non posso esaurire una domanda così ampia in poche battute e del resto non lo si può fare, però mi permette questa tua domanda intanto di dire che la filosofia è altra cosa rispetto alla scienza, perché oggi è di moda porre la filosofia e la scienza come se fossero sullo stesso ambito e si occupassero della stessa realtà, ma la scienza se ne occupasse meglio, in maniera più scientifica, e la filosofia fosse una sorta di scienza per i non scienziati, una scienza per i, come dire, per chi è approssimativo e anche un po' pasticcione. In realtà io contesto esattamente questa definizione, penso che filosofia e scienza abbiano non soltanto metodi diversi, ma anche contenuti diversi. Questo io, perché ho un minimo di confidenza con la filosofia, sto con Hegel e non con Kant, perché è Hegel che mette a tema nella maniera più grande di tutta la filosofia moderna il fatto che filosofia e scienza, legittime pienamente nel loro ambito, hanno non solo un metodo diverso, l'intelletto astratto per la scienza e la ragione dialettica per la filosofia, ma hanno un oggetto diverso, perché la scienza si occupa del particolare, la filosofia invece si occupa della totalità, e quindi c'è proprio una diversità contenutistica. Ha come propria prerogativa, tu mi chiedevi qual è l'utilità della filosofia. La filosofia è inutile, è fecondamente inutile, anzi è proprio il luogo privilegiato da cui contestare un mondo storico, il nostro, che innalza l'utile a criterio in nome del quale giudicare la realtà. La filosofia è inutile, la filosofia non porta un giovamento materiale utilitaristico nella realtà. Questo lo dice Aristotele, pensate un po', nell'immaginario greco Aristotele diceva la filosofia è la scienza superiore proprio perché non serve a nulla, cioè perché è slegata dal vincolo del servire a qualcosa. Come l'uomo libero, diceva Aristotele nella Metafisica, è superiore allo schiavo per il fatto che è sciolto dal vincolo di servitù, analogamente la filosofia è superiore alle altre scienze perché non serve a nulla. Oggi invece nell'immaginario dell'odierno fanatismo dell'economia il rapporto si è invertito. La filosofia, proprio perché non serve a nulla, viene scaricata come scienza, come sapere del tutto irrilevante, no? Povera e nuda vai filosofia. Io penso appunto che la filosofia, proprio in forza del suo fecondo non servire a nulla, debba costituire la base su cui modulare una critica radicale del mondo storico che innalza il criterio dell'utile come unico criterio valido. Del resto il nostro, non nascondiamoci dietro un dito, il nostro è il tempo in cui conta solo ciò che può essere contato e in cui vale solo ciò che ha un prezzo, in cui cioè l'ideologia del dout des, l'assiomatica dell'utile, tracciano il solo orizzonte di senso possibile. La filosofia è anche per questo eroica resistenza, resiste al dogma della scienza secondo cui dobbiamo solo conoscere la realtà senza valutarla e senza trasformarla, e reagisce rispetto all'utilitarismo imperante che impone come unico criterio quello dell'utile.
Per questo la filosofia oggi, proprio in forza della sua feconda, ripeto, inutilità, deve costituire la base di una reazione rispetto ai dogmi del nostro tempo, in cui la scienza diventa la nuova teologia scientifica, potremmo dire, e in cui l'utile si innalza a criterio unico e solamente legittimo di conoscenza e di valutazione delle cose. Per cui la filosofia, a maggior ragione oggi, ha una sua feconda valenza di passione durevole, di resistenza contro la miseria dilagante. Ora passiamo al tema centrale del tuo pensiero, che è il capitalismo. Nelle prime pagine de Il futuro è nostro scrivi che il primo gesto rivoluzionario consiste sempre nel chiamare le cose con il loro nome e nel non raccontarsi storie. Che cosa intendi per capitalismo? Beh, queste due definizioni del chiamare le cose col loro nome e del non raccontarsi storie sono due espressioni che io mutuo rispettivamente da Rosa Luxemburg, la quale diceva che è rivoluzionario chiamare le cose col loro nome, e da Louis Althusser, che diceva che essere materialisti significa non raccontarsi delle storie. Il capitalismo è, per sua essenza, nella lettura che ne do io, una questione metafisica e non economica. Sarebbe un grave errore, come spesso si fa, pensare che il capitalismo sia una questione puramente o intimamente economica e che quindi spetta all'economia occuparsi del capitalismo e dell'economia stessa. Perché? Perché il capitalismo è, potremmo dire da un punto di vista metafisico, la passione dell'illimitatezza portata alle sue estreme conseguenze. È il mondo in cui certamente tutto diventa economia, tutto diventa merce, tutto diventa profitto, ma questo diventare profitto, merce del mondo è una, potremmo dire, una conseguenza di un principio metafisico fondamentale che è quello su cui si regge appunto il capitalismo. Il capitalismo è nella sua essenza, almeno nella lettura che ne do io, metafisica dell'illimitatezza. È la prima società della storia umana in cui il principio dell'illimitatezza, o se volete del voler avere, del voler produrre sempre di più, diventa qualcosa di positivo e non è più condannato come negativo. Ora, la dotta scienza degli economisti, l'economia, che io qualifico come teologia della disuguaglianza sociale, cioè l'economia oggi è il modo in cui in maniera scientifica si legittimano le differenze sociali sempre più vergognose, presentandole come giuste, necessarie e intrascendibili. Ebbene, la scienza degli economisti è quella che ci dice che il capitalismo non sarà il migliore dei mondi possibili, ma è il solo possibile, c'è sempre stato, siamo sempre stati capitalisti in fondo. Cioè destoricizza il rapporto di forza capitalistico. Il primo modo per criticare il capitalismo da un punto di vista filosofico è quello di mostrarne la storicità. Per questo oggi, nell'odierno tempo dell'eclisse della critica e del trionfo del capitalismo, viene meno la dimensione storica. Non si parla più di storia, no? Siamo anche a scuola non vi insegnano la storia, vi insegnano così a pensare in maniera storica la realtà, no? Come fa la scienza appunto, che non ha una prospettiva storica, come fanno le filosofie odierne che pensano in maniera appunto del tutto destoricizzata, senza alcuna contezza della dimensione storica. Il capitalismo ha una sua storia, evidentemente. L'umanità non è sempre vissuta nel capitalismo, né sempre vivrà nel capitalismo, evidentemente. Il capitalismo ha una data di nascita e una di scadenza. Ad esempio i greci non erano capitalisti, evidentemente. La metafisica dell'illimitatezza, che è il fondamento metafisico del capitalismo, era condannato dai greci. Se voi leggete le tragedie greche, se voi leggete la grande filosofia greca, se voi leggete le grandi opere letterarie, storiche della Grecia classica, vi accorgerete che in comune hanno come prerogativa la condanna dell'illimitatezza, vissuta come qualcosa di intrinsecamente negativo. No? Pensate ai pitagorici, ad esempio, il numero come giusto calcolo delle proporzioni. No? I pitagorici non erano matematici, come vengono presentati da una manualistica gravida di ideologia che rimuove l'elemento sociale e politico. Perché oggi, oltre all'elemento storico, viene rimosso l'elemento sociale e politico della filosofia. La filosofia non può non essere politica, questo è il punto. Pensare che la filosofia si occupi della realtà astratta o della teoria della conoscenza e basta, significa uccidere la filosofia.
che dai greci in poi ha sempre una sua valenza intrinsecamente politica e sociale. I pitagorici, non a caso, non erano antesignani degli odierni docenti ordinari di matematica delle università, erano legislatori sociali e politici, cioè utilizzavano la matematica per trovare il giusto equilibrio interno alla polis, per trovare la giusta misura. E infatti Aristotele ci tramanda che la prima coppia pitagorica era quella tra misura e dismisura, tra limite e illimitatezza, dove la misura era positiva e l'illimitatezza era negativa. Perché? Perché l'illimitatezza della produzione, quella che i greci chiamavano la crematistica, avrebbe portato alla dissoluzione della comunità della polis, che è esattamente quello che capita oggi, capite bene, no? Dove appunto l'illimitatezza della produzione, dello scambio, dell'arricchimento fa dissolvere la comunità umana nella polarità conflittuale fra chi ha tutto e più di tutto e chi non ha nemmeno ciò che è necessario per l'esistenza. Appunto, tutta la filosofia greca, potremmo dire tutto lo spirito greco si basa sul presupposto della giusta misura. Anche le tragedie, voi potete leggerle come scaturenti dalla hybris, dalla tracotanza per cui si varca il giusto limite e, trascendendo il giusto limite, si precipita nella vicenda tragica, no? Edipo, no? Edipo, qual è la tragedia di Edipo? Edipo uccide il padre, che è il simbolo della giusta misura, no? Il padre pone dei limiti al tuo desiderare di per sé illimitato, e ucciso il padre gode incestuosamente con la madre, no? Il simbolo del godimento illimitato, acefalo, senza misura. Ma tutte le tragedie greche si reggono su questo dispositivo narrativo. Quindi i greci, per dirvi che i greci condannavano l'illimitatezza. Oggi invece viviamo in un tempo di illimitatezza imperante. Il capitalismo ha un unico principio oggi: tutto va bene purché ce ne sia sempre di più. Voi pensate anche solo allo stratagemma delle reclame pubblicitarie: tutto senza limiti, tutto senza limiti. L'illimitatezza pienamente scatenata della crescita, del profitto, della produzione, dello scambio. Questa è la metafisica del capitalismo, se dovessi esporla in maniera molto schematica, ma credo cogliendo l'essenza della questione. Il capitalismo è metafisica della illimitatezza, rispetto alla quale appunto occorre oggi più che mai riappropriarsi di Atene, riappropriarsi simbolicamente di Atene, cioè della giusta misura. Per questo oggi è molto più rivoluzionario rispetto ai centri sociali o rispetto ai partiti politici di una destra e di una sinistra interscambiabili, riappropriarsi della cultura classica, cioè rileggersi Aristotele, Platone e i cosiddetti presocratici, che sono maestri di resistenza rispetto all'odierno regno animale dello spirito capitalista. Sempre in riferimento al capitalismo, un aspetto che interessava molto me e i miei amici è quello della violenza. Il nostro è davvero un mondo violento e soprattutto, se lo è, di che tipo di violenza si macchia il capitalismo e il mondo dell'economia? Tu, per esempio, in un passaggio affermi che l'integralismo dell'economia riesce a ottenere tutto quello che nel passato Mussolini e Hitler avrebbero ottenuto con i carri armati. Se dovessi dire la cosa telegraficamente, del resto il tempo disponibile non è molto, direi che stiamo vivendo nell'epoca più violenta dell'intera storia dell'umanità, un'epoca in cui però la violenza ha cambiato forma rispetto al passato, perché il fatto che oggi non ci siano più le cataste di vittime come ad Auschwitz o nel Gulag non vuol dire che non ci siano più queste vittime, semplicemente sono invisibili, sono rese invisibili da un sistema in cui la violenza è innanzitutto una categoria economica. Nel passato, tu citavi Hitler e Mussolini, ma si potrebbero citare anche Stalin e molte altre forme di violenza del passato, per essere bipartisan avrebbe detto Ciampi, c'era una violenza di tipo politico anzitutto. Una violenza che si esercitava tramite l'estetica dei supplizi, avrebbe detto un grande filosofo del Novecento, Michel Foucault, cioè appunto nelle sue forme più plateali, più direttamente visibili. Oggi la violenza ha cambiato forma perché è una violenza che diventa intimamente economica, in ciò consonante del resto con lo spirito di un capitalismo funzionante a pieno regime.
l'aveva detto molto bene Marx, nel capitalismo tendenzialmente le violenze arretrate, quelle politiche, giuridiche, tendono a sparire gradualmente, perché il capitalismo si regge su una diversificazione delle funzioni sociali, tale per cui individui apparentemente liberi e uguali tra loro sul piano formale intrattengono nessi di signoria e servitù, per cui uno è il libero e l'altro lo schiavo, senza che sul piano giuridico questa differenziazione emerga. No? Che cosa impone del resto sul piano giuridico o sociale a chi lavora nel call center 10 ore al giorno o a chi fa la badante arrivando dai paesi dell'est, sentendosi peraltro pure dire che è stata liberata dall'Unione Sovietica, che cosa che cosa le impone di fare questo lavoro? No? Nulla a livello giuridico-politico, ma è una situazione economica evidentemente, è la diversificazione dei ruoli sociali, è la il nesso di forza economico-capitalistico che determina questa asimmetria. Ciò mi permette di dire appunto che la violenza è oggi una categoria intimamente economica. Il fatto che non ci sia più la violenza nelle sue forme politiche tradizionali, almeno qui da noi in Europa, non vuol dire che non ci sia la violenza, vuol dire semplicemente che ha cambiato forma. Si chiama fiscal compact, si chiama innalzamento dell'età pensionabile, si chiama precariato per i giovani, si chiama contratto a tempo determinato, si chiama taglio della spesa pubblica. Si chiama appunto in tutte queste forme direttamente economiche che tramutano la violenza in un nesso puramente economico immanente, non più garantito potremmo dire dalla politica o dalle leggi in quanto tali, ma rispondente appunto al piano puramente immanente della produzione e dello scambio. Si potrebbero fare mille esempi, dato che vedo una platea composta per lo più da giovani o anzi da giovanissimi, voglio citare il caso del contratto a termine, che è la forma di violenza oscena che viene esercitata oggi sulle loro esistenze, che è una forma di violenza radicale, no? Perché priva i giovani del diritto al futuro. Immanuel Kant nel suo testo sull'illuminismo diceva che togliere il diritto al futuro alle nuove generazioni significa commettere un crimine ai danni del genere umano. E aveva ragione, questa è un'epoca di crimine ai danni del genere umano anche per questo, perché i giovani costretti al contratto a tempo determinato e al precariato subiscono sulla loro carne viva una violenza costante, non possono stabilizzare la loro esistenza in senso lavorativo e affettivo, per questo oggi si è considerati giovani, sappiatelo, fino a 70 anni, no? Perché non puoi avere un lavoro fisso, non puoi farti una famiglia e quindi sei considerato immaturo fino a 70 anni. Sei considerato flessibile e precario. Il capitalismo è giovanilistico oggi, fa l'elogio costante del giovane di facciata e poi segretamente persegue l'obiettivo opposto, cioè mantenerti illimitatamente giovane, cioè appunto flessibile, precario, impossibilitato a farti una famiglia, no? Uno scenario terribile, no? Ti invita a non volere il posto di lavoro fisso perché è monotono. Bisogna essere chiusi, no? Il lessico inglese reca sempre sventura, viene utilizzato qualche tempo fa dal ministro del lavoro, no? Non devi essere chiusi, cioè mettere in guardia, io lo dico sempre, mettere in guardia un giovane rispetto al pericolo e alla monotonia del posto di lavoro fisso sarebbe come mettere, avrebbe lo stesso grado di ipocrisia del mettere in guardia un affamato rispetto ai rischi del colesterolo, no? Questo è lo scenario di totale ipocrisia sociale, o direbbe Gramsci, di falsificazione sociale integrale in cui ci troviamo. Per cui i giovani effettivamente sono totalmente vittime di questa violenza economica, che è una violenza che li priva del diritto al futuro, come dicevo, ecco, li costringe a vivere nel presente eterno, ecco, senza diritto al futuro. Oggi è l'epoca in cui effettivamente tutto è a tempo determinato e l'unica cosa a tempo indeterminato è la precarietà, potremmo dire così, in cui appunto la violenza economica si determina nelle sue forme più radicali. Per questo mi sia lecito dire che quando il mainstream mediatico e la manipolazione organizzata televisiva e giornalistica continuano a ripetere
ad esempio, per fare un caso e determinare quello che stiamo dicendo, che l'Europa ci protegge dalla violenza del passato e dalle guerre, è un'evidente sciocchezza per chi abbia un minimo di contezza filosofica, per il fatto che siamo già in guerra, però in una guerra di tipo economico evidentemente, c'è già la violenza, ma è una violenza di tipo economico, se volete dirla in maniera un po' radicale, la Germania ha già dichiarato guerra alla Grecia, l'ha già invasa anzi, no? Citavi prima Mussolini, spezzeremo le reni alla Grecia, Mussolini l'ha detto, l'Unione Europea l'ha fatto. Questo è lo scenario in cui siamo oggi. Non c'è più il carro armato, c'è lo spread, non c'è più il cannone, c'è il debito pubblico, non c'è più la bomba atomica, c'è il fiscal compact, che sono tutte forme di violenza economica. Per cui bisogna comprendere questo fatto, rendere, come dicevo prima, conosciuto ciò che è solo noto, problematizzare l'ovvio, svegliare i cittadini, i nostri concittadini che come nel mito della caverna platonica sono in catene e pensano di essere liberi, non solo pensano di essere liberi, ma se la prendono non con gli oppressori ma con gli eventuali liberatori, no? Questa è la grande strategia narrativa del potere, no? Indurti a odiare gli oppressi e amare gli oppressori. Ecco, un argomento che citavi è appunto quello dell'Europa. In che tipo di Europa viviamo? Un'Europa strettamente economica, finanziaria? E qual è l'Europa che sogni? Per esempio, ho in mente un frammento del tuo libro in cui dici che il nuovo Hitler non si presenta con il braccio teso e la svastica, ma parla un inglese fluente e si appella alle sacre leggi dei mercati. E questa è l'Europa in cui viviamo? Che se io dovessi dare una definizione molto icastica, ma credo non lontana dal vero, dell'odierna Europa, direi che essa è purtroppo un immenso campo di concentramento finanziario, in cui i popoli, in nome del dogma ce lo chiede l'Europa, vengono sacrificati sull'altare della finanza e delle banche. Pensate anche solo alla vicenda sciaguratissima del popolo greco, in cui, dati alla mano, i ragazzi svengono nelle scuole malnutriti, in cui i nostri coetanei, anzi i miei e i tuoi, anche se sono due generazioni ovviamente diverse, frugano nei cassonetti, in cui in ospedale non hanno più letteralmente le medicine per curare i malati, in cui la mortalità infantile è salita drasticamente. Per cui questo è lo scenario in cui siamo, un'Europa che non c'entra nulla con l'ideale dell'Europa. L'ideale dell'Europa dei popoli liberi, fratelli, democratici, è l'ideale a cui anche io mi appello naturalmente. Magari ci fosse quell'Europa, ma proprio perché l'odierna Europa è il più perverso pervertimento appunto di quell'ideale, bisogna lottare contro questa Europa, in nome di quell'ideale. Cioè bisogna distinguere sempre il piano ideale da quello reale. Chiamiamo Europa oggi pudicamente ciò che in realtà è la negazione dell'ideale dell'Europa. Perché l'Europa ideale, quella che pensava ad esempio Kant, è un'Europa di popoli liberi, fratelli, uguali, democratici. Cioè l'esatto contrario di questa Europa, a meno che qualcuno non riesca a dimostrare, ma non è facile, credetemi, che oggi i greci e i tedeschi, gli spagnoli e i tedeschi sono popoli fratelli uguali. Evidentemente è molto difficile da dimostrare questo. L'odierna Europa, se dovessi spiegare in che senso è violenza pienamente realizzata, violenza economica sia chiaro, no? La violenza della spending review, dello spread, come dicevamo prima, se dovessi dare la mia sintesi sull'Europa in due parole, direi che l'Europa è il compimento del capitalismo assoluto. Il capitalismo aveva, dopo l'89, aveva un unico nemico da battere ancora, no? Venuto meno il gigante sovietico, Berlino 1989, restava ancora un limite per il capitalismo, ancora un freno, che era lo Stato sovrano. Lo Stato sovrano, con tutte le sue contraddizioni, garantiva pur sempre un primato della politica sull'economia. Se vincevano partiti di sinistra, andavano al governo e facevano politiche sociali, difese delle classi più deboli, davano soldi per la spesa pubblica e così via. Bisognava togliere questo e imporre il dominio del capitale transnazionale, per questo oggi l'internazionalismo, per chi non l'avesse ancora capito, è il capitale. Cioè l'unica internazionale che oggi esiste è l'internazionale liberal finanziaria. I primi che oggi dicono abbasso lo Stato, bisogna abolire lo Stato, sono i magnati della finanza e delle banche, evidentemente.
perché lo Stato, con tutte le sue contraddizioni, ripeto, era pur sempre una forma di limitazione del potere dell'economia, era il modo in cui la politica poteva esercitare la sua supremazia sull'economia. L'Europa è servita esattamente a questo, a togliere gli stati sovrani nazionali e a imporre il dominio transnazionale del capitale e della finanza nella forma di un'economia spoliticizzata. Se oggi si volesse riprendere il compito di Carlo Marx, bisognerebbe scrivere una critica dell'economia spoliticizzata, che è esattamente la situazione dell'odierna Europa. Per cui, abbattuta l'Unione Sovietica, cioè la forza che nel bene e nel male per mezzo secolo aveva tenuto a freno il dilagare del capitalismo, abbattuta l'Unione Sovietica, bisognava abbattere lo Stato sovrano. L'Europa a questo è servito. Per questo io la chiamo con Gramsci rivoluzione passiva. Cos'è nel lessico di Gramsci una rivoluzione passiva? È una rivoluzione fatta dai dominanti ai danni dei dominati per rinsaldare il dominio dei dominanti. Questa è stata l'Europa, no? Basta, cioè il conflitto, non facciamoci ingannare, è sempre capitale lavoro. E l'Europa ha fatto il gioco del capitale o del lavoro? No? Guardiamo i contratti che ci sono in Italia o anche nella evolutissima Germania, no? Dove si dice, no? Si dice, è la formula tipica della inautenticità, dice Heidegger, no? Dove si dice che c'è piena occupazione. Certo, ma che contratti ci sono in Germania? 400 euro al mese senza diritti sociali. 8 milioni di tedeschi vivono già in questa forma di dittatura dell'economia. Quindi capite bene che chi difende l'Europa oggi o è un idiota o è in cattiva fede. Questo è il punto fondamentale. Bisogna essere molto chiari su questo punto. Bisogna sempre scegliere da che parte stare, evidentemente, capitale o lavoro. Io personalmente non ho dubbi. Se la sinistra va col capitale, io non sono di sinistra, io continuo ad andare con Marx e con Gramsci dalla parte del lavoro e della difesa dei diritti sociali, ognuno faccia la sua scelta. Il tema della sinistra, ecco, io parlando con molti coetanei trovo che questa sia la preoccupazione di molti giovani: sono di destra o sono di sinistra? Sono categorie ancora valide? E soprattutto, il valore che unisce tutti noi italiani, ovvero quello dell'antifascismo, come si è trasformato nel mondo di oggi? Ma dunque, io penso, sarò telegrafico anche su questo punto, io penso che destra e sinistra avessero un valore fondamentale all'interno di quella che ho chiamato la fase dialettica del capitalismo, quando cioè sinistra significava uguaglianza e lotta per i diritti sociali e destra invece significava qualcosa di altro. Oggi siamo in un altro scenario, il paesaggio è cambiato e muoversi con le vecchie mappe non serve più a nulla. Perché? Perché oggi siamo al cospetto di una destra e di una sinistra che al di là dei nomi portano avanti lo stesso discorso. Non hanno più nessuna delle due, né destra né sinistra, mette in discussione il dogma del mercato sovrano, ad esempio. Fate caso, anzi è una gara a chi è più liberale, no? Bersani dice siamo noi il partito più liberale, Renzi lo è effettivamente più liberale. No? È una gara a chi va più verso il capitalismo, per cui siamo al cospetto di una destra e di una sinistra che sono ugualmente euroserve, filoatlantiste e totalmente sottomesse al mercato. Per cui questa finta dicotomia destra e sinistra oggi serve solo a buttare fumo negli occhi, a far apparire plurale il messaggio quando in realtà è il messaggio del pensiero unico. Questo è il punto. Oggi siamo nell'epoca di un pluralismo in cui i plurali dicono sempre solo la stessa cosa e lo stesso pluralismo destra e sinistra è puramente fittizio. Serve come protesi ideologica di galvanizzazione calcistica delle masse, che non a caso quando vince la destra o la sinistra vanno in piazza a fare i caroselli, ma non ha alcuna influenza, se vince la destra o la sinistra, per la decisione politica sovrana del popolo. Perché tanto non decide il popolo, decide il mercato. Nell'odierna Europa, per tornare al tema, che vinca la destra o la sinistra non cambia nulla, perché tanto le decisioni vengono prese nelle camere chiuse degli economisti e dei banchieri, cioè da quelle entità, avrebbe detto Marx, sensibilmente sovrasensibili, che sono i mercati, che nessuno ha mai eletto e nemmeno mai visto in verità. Questo è lo scenario in cui siamo oggi. Destra e sinistra servono solo a gettare fumo negli occhi, perché sono un modo diverso di dire lo stesso. Sono contrapposte su tutto, ma non sulle questioni fondamentali.
chi mette in discussione il mercato, a destra o a sinistra? Nessuno. Chi mette in discussione il fatto che ci sia un primato messianico imperialistico degli Stati Uniti d'America? Nessuno, evidentemente. Per cui se i due opposti dicono lo stesso, non sono opposti in verità, ma sono segretamente complementari. Bisogna accomiatare, il primo gesto della critica è quello di accomiatarsi da questa falsa dicotomia per portare avanti, meno dal mio punto di vista, il discorso che fu di Marx e di Gramsci. C'è un discorso di lotta incondizionata contro il capitalismo, o se volete contro il fanatismo dell'economia, in nome del lavoro e della dignità umana oggi mortificata dai nessi di forza capitalistici. Per cui il discorso che faccio non è il discorso dell'antipolitica che va per la maggiore per certe forze politiche, appunto, ma è una lotta contro questa politica che è l'antipolitica, perché oggi la politica di destra e di sinistra è solo la continuazione dell'economia con altri mezzi. Per cui bisogna riconquistare la politica, cioè la politica vera, quella che disciplina l'economia e che contesta il primato assoluto dell'economia. Per cui, ecco, se dovessi definirmi, direi di me che non sono né di destra né di sinistra, ma che continuo con Marx e con Gramsci. Quindi contro il capitalismo e per l'umanità emancipata, potremmo dire così. Come Nietzsche si spinse al di là del bene e del male, oggi bisogna spingersi al di là della destra e della sinistra, secondo me, ma non per un discorso di qualunquismo, perché lo scenario storico è cambiato oggi, è cambiato. Cioè pensare che Nichi Vendola, faccio un nome a caso, faccia gli interessi dei lavoratori e del popolo più di, non lo so, uno di destra, di Giorgia Meloni, ecco, è una sciocchezza in verità, perché sono ugualmente gli utili idioti del capitale, non è un'offesa, perché probabilmente loro pensano di essere contrapposti totalmente su questi temi, ma sono totalmente organici a questa mega macchina del capitalismo, per cui con tutto il rispetto per Vendola e per la Meloni bisogna congedarsi da questa dicotomia, per andare avanti con nuovi schemi teorici. Per questo oggi più che mai occorrerà fare un fronte unico dell'anticapitalismo in nome dell'umanità. Questa tesi la esprimeva già Gramsci nelle tesi di Lione. Raccogliere intorno a sé tutti gli elementi che per una via o per l'altra sono pervenuti alla lotta contro il capitalismo, diceva Gramsci. Quindi questo bisogna fare oggi. Sull'antifascismo, bisognerebbe anche qui aprire un ampio capitolo. Sarò telegrafico anche in questo caso. Se tu mi avessi posto questa domanda nel 1940, ti avrei detto sono antifascista, ovviamente. Sono antifascista perché c'è il fascismo e sono antifascista. Se tu me la poni oggi nel 2014, ti dico che non sono né fascista né antifascista, per il semplice fatto che non ha senso che sopravviva l'anti alla realtà che si è estinta. Che senso ha essere antifascisti quando il fascismo non c'è più? Allo stesso senso dell'essere anti-schiavitù antica quando la schiavitù antica non c'è più da 2000 anni, evidentemente. Dirò di più, l'antifascismo in assenza di fascismo oggi non è soltanto inutile, ma è pericoloso perché distoglie l'attenzione dalla vera contraddizione, che non è naturalmente il fascismo mussoliniano morto e defunto più di 50 anni fa. La vera contraddizione oggi è la violenza economica, il nesso di forza capitalistico. Per cui pensare che il manganello oggi sia quello delle camicie nere e non il fiscal compact, il precariato e le altre forme dittatoriali dell'economia è un grave errore, perché ci induce appunto a pensare che la violenza sia sempre altra rispetto a quella che patiamo quotidianamente nelle nostre vite. Per cui o usiamo del fascismo una valenza, potremmo dire, metastorica, per cui fascismo è violenza. Allora, fascismo era il fascismo di Mussolini, poi è diventato il fascismo del capitalismo del secondo Novecento, oggi è il fascismo dell'Unione Europea, però è una condizione paradossale, perché diventa una sorta di passepartout per cui c'è sempre il fascismo sovrastorico, no? Per cui è come quel medico che di fronte a ogni malattia dicesse che è peste, no? Hai male agli occhi, peste retinica, hai male al fegato, peste epatica, hai male allo stomaco, peste dello stomaco, però si perde la specificità del problema storico. Oggi appunto, nel tempo in cui il fascismo non c'è più, bisogna aggiornare il discorso, prendere posizione contro la contraddizione del nostro tempo, che si chiama economia, capitalismo.
Dico che bisogna fare molta attenzione quando si parla di antifascismo oggi, per il fatto che paradossalmente l'antifascismo finisce immancabilmente per diventare una sorta di categoria generalizzata del tipo antitotalitarismo, per cui viene utilizzato come categoria buona per tutte le stagioni, per essere contro il fascismo, contro il comunismo, contro tutto ciò che non è il capitalismo alla fine. Questo è il paradosso del nostro tempo, per cui bisogna appunto usare con precisione chirurgica le categorie. Il paradosso dell'antifascismo oggi è esattamente questo, che diventa un alibi per non essere anticapitalisti. Questo è il paradosso, per esempio, delle forze di sinistra, no? Che usano l'alibi dell'antifascismo oggi per non prendere posizione contro il capitalismo. Hanno bisogno di mantenere vivo il fascismo e combattere contro il fascismo inesistente per accettare silenziosamente il capitalismo che in realtà c'è. Questo è il paradosso dell'odierna situazione dell'antifascismo in assenza di fascismo dal mio punto di vista. Per cui così declinerei così la questione. Punto che però ha sempre a che vedere con l'attualità e in particolare con la politica. E focalizziamo l'attenzione su un anno in particolare, il 68. Nell'immaginario collettivo giovanile, il 68 viene visto come un anno in cui i giovani prendono in mano il loro destino, impugnano il loro destino e lottano contro un sistema malato. È davvero così? Io do una lettura molto diversa in verità del 68. Nella mia lettura il 68 è il mito di fondazione di un capitalismo antiborghese e post-borghese. In che senso? Cercherò di essere molto sintetico. Bisogna distinguere tra borghesia e capitalismo. Se non si opera questa distinzione, non si comprende nulla degli ultimi 40 anni della storia mondiale. La borghesia è una classe dialettica che produce Mozart, Beethoven, Goethe e che produce addirittura soggetti anticapitalistici. Carlo Marx, come sapete, era un borghese anticapitalista. Lo stesso Hegel è totalmente borghese, Stato, famiglia, religione, ma è anticapitalista, tant'è che mette lo Stato al di sopra dell'economia. L'economia deve essere disciplinata. Cosa succede? Che per ampia parte dell'avventura moderna borghesia e capitalismo viaggiano insieme, ma non sempre. Ci sono figure in cui la borghesia matura quella che io, sulle orme del mio maestro Costanzo Preve, chiamo la coscienza infelice borghese, cioè episodi di borghesi anticapitalisti, come Marx, come Lenin, che anziché difendere il mondo capitalistico difendono le lotte proletarie perché vedono in quelle lotte l'emancipazione dal capitalismo come falsità organizzata. Ora, il 1968 non ha fatto esattamente nulla contro il capitalismo, ma invece ha abbattuto la borghesia. Perché, in termini teorici, il capitalismo doveva abbattere la borghesia? Primo, perché la borghesia poteva dar sempre luogo a figure della coscienza infelice. Dalla borghesia poteva nascere il capitalista incallito, certo, ma poteva nascere anche Carlo Marx o Lenin, cioè figure anticapitaliste. Infatti oggi non ci sono più i borghesi. No? Silvio Berlusconi non ha la cultura borghese di Goethe o di Mozart, sono soggetti totalmente capitalisti ma non più borghesi, dal 68 ad oggi c'è una classe globale di individui senza coscienza infelice ma anzi portatori di incoscienza felice, cioè totalmente allineati col discorso postmoderno del relativismo, del nichilismo, non hanno coscienza oppositiva. Il 68 quindi deve uccidere la borghesia perché la borghesia può essere anticapitalista, ma poi perché la borghesia, con tutti i suoi limiti, ha una sfera di valori non mercificabili. Religione, etica, senso della famiglia, dello Stato, tutte le forme bacchettone anche che volete, la borghesia ce le ha. Un capitalismo pienamente sviluppato è un capitalismo in cui tutto diventa merce. In cui cioè non c'è una sfera reale, simbolica, inaccessibile per la mercificazione. E quindi capite bene che la borghesia è incompatibile alla lunga con un capitalismo pienamente sviluppato in cui tutto diventa merce. Il 68 è esattamente l'anno in cui viene uccisa la borghesia, in cui il capitalismo stesso abbatte la borghesia e si sviluppa in una fase post-borghese e post-proletaria, anche perché anche il proletariato viene ucciso. Borghesia e proletariato sono una coppia dialettica, esistono l'uno finché c'è l'altro. Infatti dal 68 in poi si verifica la economicizzazione del conflitto.
cioè il proletariato non lotta più per abbattere il capitalismo, ma per avere salari più alti all'interno del capitalismo, metabolizzando cioè l'ideologia stessa del capitalismo, che presenta il capitalismo stesso come destino intrascendibile. Ora, il 68, se voi fate caso, tutti i motti sessantottini, non esiste l'autorità, vietato vietare, godiamo illimitatamente, trovano paradossalmente la loro più perversa realizzazione nell'odierno capitalismo, in cui è vietato vietare, in cui puoi fare tutto quello che vuoi se hai l'equivalente monetario corrispondente, in cui il motto del godimento illimitato, cinico e individualista traccia il solo orizzonte di senso delle nostre esistenze, in cui appunto siamo effettivamente in un clima post-borghese e anti-borghese. Per cui, ho fatto prima l'esempio, ma molto così semplice e accessibile, Silvio Berlusconi è un soggetto capitalista e non più borghese. Ma per riprendere altri esempi nostrani della sinistra, Nichi Vendola, prima citato, è un soggetto antiborghese e ultracapitalista. Non dice nulla contro il capitalismo, dice invece contro le forme tradizionali della borghesia, la famiglia, i diritti civili tradizionali e così via. Questo è lo scenario. Per cui il paradosso dal 68 ad oggi è che la sinistra che non continua a lottare non contro il capitalismo ma contro la borghesia, e così facendo fa lo stesso gioco del capitalismo, lavora per il re di Prussia, perché è il capitalismo stesso che deve uccidere la borghesia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto che bisogna operare un riorientamento gestaltico delle nostre categorie. Pensare che essere contro il capitalismo oggi significhi essere contro la religione, contro lo Stato, che guarda caso qui è il discorso del capitalista e della finanza, e contro la scuola magari come forma borghese superata, significa non aver capito nulla della questione, non aver capito nulla. Potremmo dire che il capitalismo oggi non accetta soprattutto due grandi visioni del mondo, peraltro secondo me fecondamente intrecciate, che sono quella di Marx e quella di Hegel. Marx, il sogno di una cosa, la passione utopico-rivoluzionaria in nome di un futuro non capitalistico, e Hegel, l'idea della società con eticità borghese, Stato, famiglia, diritti sociali, istruzione. È quello che il capitalismo oggi non accetta. Per cui io personalmente mi definisco, se proprio devo, un borghese anticapitalista. Definizione che, badate, al di là delle differenze, si attaglia benissimo a Marx e a Hegel anche. Quindi non sto dicendo nulla di particolarmente originale, in verità.